Le faccio fare due sfide, una qua e un'altra qua. E poi se c'è 2 euro. Era nella lista di chi va in contrapposizione al sindaco Castello. Per regolamento non può votare. Se vuole le faccio vedere. Può leggere il regolamento. Articolo 4, punto 10, 9, 10, 4. Questa è la schema? Trova la penna? Ah, la troviamo. Grazie. Ho difficoltà a leggere, se può leggere. Ciao Leno, ciao. Non puoi votare. Lo so, ma devo capire perché. Ho difficoltà a leggere. Preferirei allora, che qualcuno me lo leggesse. Lo leggo io, nessun problema. Allora, Statuto del Partito Democratico. Il punto, articolo 4, punto 9 e punto 10. Le persone fisiche registrate nell'anagrafe degli iscritti dell'albo degli elettori che in occasione di elezioni amministrative a termine delle procedure per la selezione delle candidature si siano candidate in liste alternative al PD o comunque non autorizzate dal PD vengono escluse e non sono più registrabili per l'anno in corso e per quello successivo nell'anagrafe degli iscritti e nell'albo degli elettori e delle elettrici. Mi dispiace, caro dottore Giuffreda, sono rammaricata fortemente, però purtroppo le regole ci sono, vanno applicate e lei non può essere un nostro elettore, mi dispiace. Facciamo passare un altro. Comunque dispiace, la ringrazio molto per aver letto questo regolamento, ora io mi atterrò ovviamente perché io sono per la democrazia, la libertà e il rispetto delle regole e quindi la ringrazio molto e spero che ci saranno altre possibilità di collaborare, di poter votare per un partito democratico che mi auguro possa essere sempre più forte, sempre più vicino ai cittadini e forse sempre più vicino alle aspettative dei cittadini. Tra l'altro sarebbe opportuno in alcune circostanze raccontare che appunto le regole valgono sempre e quindi sono contento insomma, che il Partito Democratico possa far applicare queste regole. La ringrazio molto, buonasera.